fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015, una giornata dedicata ai progetti europei, tra cui BioLIR. Ne parliamo con Matteo Fischetti di Gaia S.p.A. Grazie. BioLIR è un progetto sviluppato da Gaia S.p.A. in collaborazione col Politecnico di Torino, con il finanziamento della Commissione europea al programma LIFE. Ha l'obiettivo, in un contesto in cui c'è una elevata quota di raccolta differenziata, quindi una gestione dei rifiuti già in linea con quelle che sono le attuali priorità di gestione, ha lo scopo di gestire in modo più sostenibile la discarica. La discarica purtroppo è una realtà che c'è, e noi ci siamo sforzati di creare delle condizioni per cui l'impatto ambientale della discarica sia ridotto rispetto a quello di una discarica convenzionale. Cosa abbiamo fatto? Constatato che il principale problema ambientale della discarica è determinato dai processi di degradazione della materia organica che c'è ancora nei rifiuti, certo, che genera biogas, percolato e anche assestamenti nella discarica, quindi c'è un'evoluzione che dura anche 50-100 anni, quindi per 100 anni bisogna stare a controllare cosa succede, a gestire la discarica. Abbiamo cercato di aumentare l'umidità dei rifiuti per accelerare i processi biologici che degradano il rifiuto e quindi fare in modo che la produzione di biogas, di percolato e anche questi assestamenti si esauriscano in meno anni possibile. Quindi il tentativo è di passare magari da 30-50 anni a 15-30 anni di processi di evoluzione della discarica, quindi una più facile gestione e una riduzione dell'impatto ambientale, una auspicata riduzione di costi anche di gestione, che comunque sono costi che ricadono poi sulla collettività. Certo. Chiaramente abbiamo avuto una fase sperimentale che è durata circa un paio d'anni sulla discarica, sviluppata con un supporto scientifico appunto del Politecnico di Torino, quindi anche fatta con una serie di attenzioni che permettono di interpretare alcuni dati. È chiaro che sono risultati su fenomeni che durano 50 anni con un monitoraggio di un paio, quindi i risultati sono incoraggianti. Adesso sarà interessante proseguire, anche finito una volta finita la parte finanziata, proseguire un'attività di monitoraggio per vedere effettivamente come si sviluppa effettivamente questa stabilizzazione della discarica. Aggiungo ancora una cosa: abbiamo anche realizzato un modellino di discarica in laboratorio con i rifiuti. In laboratorio abbiamo condizioni controllate per cui tutto avviene molto più velocemente, certo, e quello che in discarica impiega 30 anni, in laboratorio ne impiega uno e mezzo, due anni, quindi in laboratorio, dove tutto va bene, abbiamo visto effettivamente, ad esempio, il percolato prodotto da questa mini discarica dopo circa un anno e mezzo è diventato chiaro, cioè ha comunque ridotto enormemente i contaminanti presenti, anche la produzione di biogas si è azzerata, cioè comunque in condizioni ideali è andato tutto come ci aspettavamo. Adesso resta da provare a collegare quello che avviene a scala reale, dove ci sono milioni di variabili, con quello che abbiamo fatto in laboratorio. Grazie. Fare i conti con l'ambiente 2015.